Paola Perego a Verissimo. Sto elaborando il fatto di avere avuto un cancro. Paola Perego, dopo il tumore al rene, la prevenzione può salvare la vita. Nella puntata di oggi di Verissimo è stata ospite Paola Perego, che è tornata in quel di Mediaset dopo una lunghissima assenza, per parlare del momento difficile che ha vissuto. Le è stato scoperto un tumore al rene e grazie alla prevenzione che può salvare la vita ora può raccontare com'è andata. Lei stessa ha capito di avere avuto un tumore così serio solo dopo essere stata operata e infatti oggi da Silvia Toffanin ha raccontato che sto elaborando ora il fatto di avere avuto un cancro. Senza dimenticare di aggiungere che si sente una privilegiata perché può permettersi di fare i controlli ogni anno preventivamente. Insomma, non è stato un momento facile della sua vita, ma ora sta molto meglio. La conduttrice della Rai si racconta, convissuto 20 anni con gli attacchi di panico. La conduttrice di Citofonare Rai 2 in coppia con Simona Ventura oggi si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, non solo ha parlato del tumore, che le è stato asportato con successo, ma anche degli attacchi di panico con cui ha dovuto convivere per 20 anni. Erano invalidanti senza contare che andava a lavorare sotto psicofarmaci per poi tornare nel nido di casa sua dove si sentiva protetta, ma dove aspettava solo di avere un altro attacco di panico. Ha vissuto degli anni terribili e non poteva neanche mollare il suo lavoro perché se no non avrebbe saputo come potersi mantenere. Però, poi, è riuscita a superarle, quando ne esci sei una persona migliore perché sai ciò che vuoi e cosa non vuoi. Verissimo, Paola Perego sulla morte del padre, lo sento più vicino ora di prima. A un certo punto Paola Perego ha scherzato con Silvia Toffanin dicendo che la prossima volta avrebbe voluto parlare di Topolino e Minnie perché già la scorsa volta aveva raccontato del suo dramma con gli attacchi di panico. Peccato che le cose tristi non siano finite qui perché ha anche parlato della morte del padre, che è stata naturalmente dolorosa. Lo sento più vicino, ora di prima ha raccontato lei con grande tenerezza. Se n'è andato a 90 anni, nel sonno, dopo aver mangiato, bevuto il suo bicchiere di vino. E sua madre invece? Sta abbastanza bene e poi può contare sull'amore della sua famiglia e dei suoi nipoti, è bisnonna due volte. Infine ha parlato del suo amore per Lucio Presta, non è un amore speciale, ma è come tanti. Non credo nel matrimonio perfetto. Abbiamo due caratteri forti tutti e due e siamo diversi di carattere. Facciamo fatica a stare lontani.